Circa un mesetto fa ho fatto una promessa su Instagram, ovvero che una volta raggiunti i 3.000 iscritti, cosa che immaginavo accadesse per la fine dell'anno, avrei mostrato a tutti la libreria che ho in questa stanza. Il traguardo dei 3.000 iscritti è stato raggiunto molto prima del previsto e quindi questo è quel video. Salve a tutti ragazzi, sono Elena, benvenuti in un nuovo video e sul mio canale. Non sono sicura questo sia il video che vedrete esattamente dopo che ho raggiunto i 3.000 iscritti, dipende da quanta voglia ho nei prossimi giorni di girare qualcosa. Probabilmente non molta, però insomma dipende da questo. Però appunto ormai siamo diventati 3.000 sul canale. Perché guardate i miei video? Ma va bene, vi ringrazio, sono molto felice, non me l'aspettavo quando ho iniziato a fare video e comunque avevo promesso per questo piccolo traguardo un video molto lontano dalle mie corde che mi mette molto in difficoltà. Perché appunto questo è un video bookshelf tour che in teoria è uno dei formati più apprezzati su BookTube in generale, bookshelf tour, book haul, però io non ho mai fatto né book haul né bookshelf tour perché appunto sono molto lontani da ciò che porto di solito, ovvero recensioni sia positive che negative, oppure video un pochino più caotici, e quindi mi trovo qui a fare un video assolutamente mainstream per quanto riguarda la cultura booktubica. Tra l'altro non è nemmeno la mia libreria completa perché chiaramente non posso tornare in Toscana per farvela vedere, vi dovrete accontentare dei cubi che ho in questo luogo, però io faccio di nuovo una promessa e forse dovrei smettere di promettere cose anche ai più scettici nei confronti di questo tipo di video. No, non sarà il solito video in cui io vi mostro le copertine dei libri che ho qui, no, cercherò di rendere tutto chiaramente più caotico come al mio solito, perché tanto questa libreria è molto caotica e quindi direi che iniziamo. Non ho la più pallida idea di come affrontare questa cosa, lo scopriremo insieme. Allora, per prima cosa devo prendere tipo il cavalletto. Ecco, ora questo spazio con una bellissima macchia antiestetica sul muro, che vi assicuro essere solamente acqua, sono i libri che ho sul mio comodino. Una persona normale sul comodino ha i libri lettura, le prossime letture. Ecco, nel mio caso ci sono dei libri a cazzo di cane. In particolare nella pila sinistra andiamo con la primissima menzogna, perché qui c'è un segnalibro in un libro che non sto leggendo, ovvero 21 lezioni per il XXI secolo di Harari, che è uno dei libri che leggerò per raggiungere i 100 libri di quest'anno. Poi abbiamo tre libri, gli unici tre libri pubblicati in italiano della Flewelling, L'arciere di Kerry, Alec di Kerry, Il traditore di Kerry. E poi c'è Glimpses, che invece è una raccoltina di racconti con fan art di dubbio gusto sulla Night Runners. In questo caso abbiamo dei libri che io sto tenendo in ostaggio da Giorgia. Giorgia, sono qui, stanno bene, sono vicinissimi a me, mi guardano dormire, cioè Eternal War, il secondo e il terzo, ma non mi ricordo quale sia il secondo e quale sia il terzo, forse Il sangue sul Giglio è il secondo, di Livio Gambarini. Ho letto il primo di questa saga l'anno passato, come vi ho già detto, ho preso in ostaggio i libri da Giorgia, non li riavrà mai e io non penso di continuare a leggerli. Qui c'è un libro di un amico di famiglia che leggerò penso quest'anno o gennaio prossimo. E poi qui c'è La Gioia, no, c'è La Ferocia di La Gioia, che è un libro che mia madre mi ha, vorrei dire prestato, ma in verità mi sta obbligando a leggere perché a lei ha fatto schifo e vuole sapere se mi farà schifo anche a me. Io non ho la più pallida idea di chi sia La Gioia, so che è un autore italiano, però va bene. Qui c'è una sobrissima copertina del mio ebook, che è così sobria perché l'ho comprata 5 anni fa, quando ancora non avevo chiaramente boh, un gusto, un senso dell'estetica, l'ho pagata un sacco e quindi la voglio tenere, voglio utilizzarla anche perché non ho la più pallida idea dove sia finita la mia copertina. Al momento qua sopra c'è Matelots e un sacco di altri libri. Cioè, io vorrei farvi sapere che in questo momento sono su uno sgabello davanti a un mobile che ho spostato per metterci sopra il cavalletto perché questa cosa è altissima. Allora, qui ci sono dei libri a caso. Qui c'è una, presumo che si chiami Vin, che è un fanco che ho fatto io con dei pezzi che mi avanzavano, ma non so che farmene. Prima o poi finirà nella libreria di qualcuno che effettivamente ha letto Mistborn. E qui, cioè, abbiamo effettivamente dei libri. Abbiamo
la trilogia di Nora Sakovic, The Foxhole Curse, The Raven King e The King's Man. Questi sono i libri più brutti, proprio oggettivamente, che voi potreste mai avere. Non ve li tiro su perché dovrei togliere tutto e non c'ho voglia, però sappiate che ha la parte della trama sfocata. Non so perché, ma effettivamente la parte della trama è stampata due volte. Dopo magari ve lo faccio vedere. Poi qui abbiamo la trilogia delle Cronache del Mondo Emerso, che ho riletto più o meno un anno fa per fare un video che ora è privato, ma questa è un'altra storia. Abbiamo The Handmaid's Tale di Margaret Atwood, libro che sono ferma a pagina 83 da circa 3 anni, non verrà mai finito da parte mia, ma l'ho già considerato come, ecco, ho toccato qualcosa, aiuto, ma l'ho già considerato come not finished. E qui abbiamo uno dei miei libri preferiti, ovvero La lingua perduta delle Gru, The Lost Language of Cranes di David Levitt, che è un classico della narrativa LGBT. Abbiamo un altro dei miei libri preferiti, a me piace Sciascia, Il giorno della civetta, però l'ho letto alle superiori, quindi magari non è più uno dei miei libri preferiti. Abbiamo Il vino della solitudine, questi due rigorosamente messi al contrario, mi raccomando, della Nemirovsky, che è un regalo da parte di Francesca. Il mio libro preferito di sempre, ovvero La storia infinita di Michael Ende, Tre saggi, che sono gli unici tre libri che non ho letto ancora della mia libreria, Donne si diventa, Lo scambio simbolico e la morte e La volontà di sapere di Foucault, che è in lettura da circa 2 anni, però tipo leggo 2 pagine ogni 5 mesi e va benissimo così perché tanto non ci capisco niente. E poi c'è The Long Way to a Small Angry Planet di Becky Chambers, che è un libro bellissimo, uno dei miei libri preferiti dell'anno passato e dovreste leggerlo tutti. Poi abbiamo Louise O'Neill, The Surface Breaks, che è un libro che ho comprato al Forbidden Planet di Londra un paio di anni fa, infatti anche autografato, l'ho comprato per caso e mi ha lasciato piacevolmente sorpresa perché è un retelling in chiave femminista della Sirenetta, ma la Sirenetta è la prima sessista del libro e onestamente, a parte che la copertina è carinissima, però secondo me è un romanzo, un retelling molto molto valido ed è pubblicato anche in Italia. Poi c'è Non devi dirlo a nessuno della McManus, che ha queste pagine blu. McManus è un'autrice che ho scoperto quest'anno, ho letto praticamente tutti i suoi libri usciti, mi ha fatta interessare al mystery e sono molto contenta di questo. Secondo me è più bello Uno di noi sta mentendo, però anche Non devi dirlo a nessuno, molto carino. E infine c'è La catena d'oro, Shadowhunter, ovvero il primo libro della sua nuova saga. Io sono una fan di Shadowhunter, lo sapete, anche se i suoi libri sono terribili, io li riconosco come tali, però mi fanno un sacco ridere, c'è un sacco di guilty pleasure ed non ha la copertina perché è attaccata al muro e lo vedrete dopo. Ecco, ho tirato fuori il primo volume di The Foxhole Curse, che vabbè, è un libro autopubblicato, mi sembra che il primo volume sia anche gratuito e gli altri costino 0,99 come ebook. Però questo è uno dei libri più brutti che io abbia mai visto, a parte che il testo non è giustificato, e questa cosa è già bellissima, la copertina inguardabile, e poi, cioè, io non so se si vede, sì, ora si vede, cioè, questo testo non è scritto normale, è tipo bianco all'interno, non questa scelta creativa. Comunque è una saga fuori di testa, molto molto strana. L'autrice non sa assolutamente niente di niente e ci sono alcuni dei personaggi più ben caratterizzati che io abbia mai letto, in contrasto chiaramente con l'assoluto caos del resto del libro. Secondo me molto interessante per chi vuole leggere qualcosa di fuori dalle righe. Ci siamo spostati sopra al cubo, un cubo che andremo a vedere dopo. Qui c'è Ravensong di Clune, la prima edizione, quando era ancora edito da Dream Spinner, e il primo volume di Wolfsong ce l'ha Clarissa. Ciao Clarissa. Poi qui abbiamo due libri di edizione O, Maurizio Fiorino, Ora che sono nato, di cui ho parlato in uno degli ultimi video, in uno degli ultimi recap. Stessa cosa per Parli del diavolo di Michael Poore, io sono una grande amante di Michael Poore. Poi c'è Dune, l'edizione della collana della serie Oro della Cosmo, e niente, non mi piace Dune per niente. Qui cosa c'è? Qui c'è per prima cosa Spin the Dawn, non penso comprerò mai il secondo perché non mi è piaciuto così tanto.
e inoltre non so manco dove metterlo in libreria, però il primo mi era piaciuto un sacco e secondo me è uno young adult assolutamente valido. Qui abbiamo, penso, Il Signore degli Anelli, sì, esattamente, abbiamo Il Signore degli Anelli in questa versione fosforescente. Non mi interessa parlare ancora del Signore degli Anelli perché è un libro che non ho letto, non mi interessa particolarmente leggere. Sono sempre arrivate tipo a un centinaio di pagine della Compagnia dell'Anello, non ho mai superato Bosco 4 e erano a Bosco 4, non sono sicura fosse Bosco 4, comunque il bosco e non ce l'ho mai fatta. Quindi arriviamo alla parte sotto e qui è un coso con due piani, lo vedremo dopo. Qui ci sono i tarocchi della Dreamer Whale dedicata a Erin Morgenstern, li spostiamo un secondo. Qui tanto devo togliere anche tutti i libri per mostrare lo scaffale dietro. Ci abbiamo Hero di Perry Moore, libro con supereroi a tematiche LGBT, uno in verità dei miei libri preferiti per quanto riguarda la realtà young adult e la realtà LGBT. Un regalo da parte di Sofia, ovvero The Winner's Curse di Marie Rutkowski. Questa è una delle autrici più sottovalutate del panorama young adult e dovreste assolutamente leggerle. C'ha dei personaggi femminili straordinari e questa cover è una menzogna. Abbiamo poi l'edizione flessibile e piccina di Nevernight at Godsgrave, che sono anche autografate, ma ci sono le versioni in italiano nel totem accanto. Abbiamo poi Six of Crows e Crooked Kingdom, ma in verità di tutti questi libri, più questi qua, me ne voglio liberare, li regalerò a qualcuno, a qualche biblioteca, vedremo. Versione cartaceo, me ne voglio liberare perché ne ho già altre due versioni, non so quante devo averne di questa saga. Intanto potete vedere che si sta svelando uno strato dietro, perché non sapevo dove mettere questi altri libri. Abbiamo poi la saga della Shwab, Dark Ages of Magica, Gathering of Shadow, Conjuring of Light. Questi libri sono già in dono ad Andrea perché non ho più intenzione di averli nella libreria e non ho più spazio dove mettere altri libri, quindi verranno donati a lui. Non che sia una saga che non mi è piaciuta, anzi, però non mi interessa averli. Pochi di questi libri mi interessa tenerli in libreria. È un Nicolai che di nuovo ho fatto io, ma cerca casa perché io non sono una fan dei Funko Pop. Invece qua sopra e sotto abbiamo Tamir Striad, ovvero la seconda saga della Flaywelling. Questo è il primo volume, anche questa saga è molto molto bella, ma a me la Flaywelling piace un sacco. Qui abbiamo una saga un po' meno bella, ovvero la saga dell'apprendista assassino di Robin Hobb. Io ho letto solamente il primo volume, avevo detto che avrei continuato, però non ho onestamente più voglia. Questi libri verranno devoluti ad una causa migliore, regalati a qualcuno. Ecco, ho ucciso Nicolai. Gli altri due libri della saga e poi arriviamo allo stato successivo. Qui ci sono due fumetti di Tom Gold, uno è ancora più dietro, questo è Moonkop, Poliziotto Lunare. Tom Gold è un autore di fumetti molto carino, molto tranquillo, devo dire, tutti i suoi libri trasudano tranquillità e appunto ho solamente questi due volumi che sono stati una gentile concessione di Oscar Wilde. Qui c'è We Hunt the Flame, alias libro così brutto che una di voi mi ha spedito la sua copia perché io lo leggessi e ne facessi una recensione negativa, perché appunto è improponibile. Qui poi abbiamo il manuale del gioco di ruolo di Drizzt, perché io un tempo, quando avevo un party, giocavo a giochi di ruolo. Questo. E infine In cucina con Kafka, l'ultimo volume della libreria, altro volume di Tom Gold. Qui poi dovrò rimettere a posto tutti i libri e io già muoio. Andare più in alto di così è impossibile, quindi dovrete accontentarvi di questa inquadratura in cui possiamo vedere alcune delle copertine rigide che mi sono rimaste e non rimangono nell'inquadratura dei video, ovvero l'edizione speciale di Six of Crows e Crooked Kingdom, per me non è speciale tipo da collezione, ma va bene, con tutte le fan art. Aurora Rising in italiano che mi ha mandato Mondadori e ha una copertina fighissima, cioè. È un'illustrazione di Charlie Bowater che a me non piace, però non le si può dire niente se non che disegna dei personaggi molto fighi. Poi c'è Il peorato dell'albero dell'arance in inglese, ho una copia anche in italiano, questo è stato un regalo di compleanno da parte di Giorgia. King of Scars della Bardugo che io ho solamente grazie al fatto che Francesca me l'ha regalato perché non ho intenzione di comprare il secondo, non volevo manco il primo, e quindi è qui perché a me il libro non è piaciuto. Libro edito e mandatomi da Edizioni O, ovvero Il canto dell'usignolo, che però non mi ha fatto impazzire, in teoria è uscito anche il secondo.
qualche mese fa, ma appunto niente. La primissima edizione di Hunger Games di Susan Collins, perché io l'ho letto ai tempi proprio quando uscì, e infine The Bell Jar di Sylvia Plath, un regalo di compleanno da parte di Francesca. Invece la versione della Storia Infinita regalatami da Andrea qualche anno fa, con il testo come lo aveva immaginato Michael Ende, ovvero verde e rosso, a seconda che siano le parti nel nostro mondo, nelle parti nel mondo di fantasia. E qui c'è il libro della sociologia, che è un libro illustrato di questa collana Grandi Idee spiegate in modo semplice, che io, ecco, per quanto questi libri siano fighissimi, per me costano troppo, e ho questo qua solamente perché l'ho trovato a 5 euro al libraccio, e probabilmente perché ho una copia rubata dalla biblioteca di Villa Pizzone, perché chiaramente all'interno mancano delle pagine e dentro c'era un biglietto della biblioteca di Villa Pizzone, quindi magari lo riporterò alla biblioteca. Allora, lassù al piano più alto ci sono un po' di giochi della PS3, anche se io gioco soprattutto al PC in questo periodo, il pop del Comandante Shepard, e dietro ci sono dei fumetti di Dylan Dog, però chi se ne frega. Allora, qui abbiamo gli unici tre pop che effettivamente possiedo, che sono Toph, che è uno dei personaggi in cui mi ritrovo di più al mondo, Mulan e Theon Greyjoy, che è il mio personaggio preferito del Trono di Spade. Poi abbiamo tutta la saga della Traversa Specchi, che prima era molto più in giù insieme alla saga di Clun, però non sapevo più dove infilarli. La saga di Lara e Lena Donnelly di Amberlow, secondo me molto figa. The Language of Thorns, che si è fatto così tanti voli da questa altezza che è completamente distrutto, e va bene così. E infine c'è il priorato dell'albero dell'arancia, che mi è stato inviato da Oscar Volto un annetto fa. Abbiamo poi un po' di candele di Clarissa che verranno spostate. Allora, qui abbiamo Sei di Corvi e Il Regno Corrotto. Addio. Come potete vedere, i miei libri non stanno assolutamente all'interno dello scaffale. Comunque, Sei di Corvi, Il Regno Corrotto, l'edizione in italiano, tutta la saga della Night Runners di Link Llewellyn, che ha questo formato mass market, che vabbè, lasciamo stare, qualcuno la riporti in Italia, qualcuno le faccia un formato decente in inglese, però comunque la mia saga preferita di sempre. Qui abbiamo Così si perde la guerra del tempo, che mi è stato mandato da Oscar, la mia versione in inglese l'ha in ostaggio una mia compagna di università. Qui c'è The Midnight Lie, sempre della Rutkowski, che è uno dei libri migliori dell'anno, l'anno prossimo esce il secondo e non vedo l'ora di finire la duologia. E poi c'è A Corsa d'Archelonio, ovvero il libro da una stellina, a cui io ne ho date 5, e in teoria c'è qualcosa anche dietro, aspettate. Infatti qui c'è un intercapedine in cui ho posizionato strategicamente un libro, che forse riesco anche a togliere. Il libro in questione è Carry On di Rainbow Rowell, con questa copertina molto figa, ma tanto non ho intenzione di continuare a comprare la saga perché fa schifo. Passiamo allo scaffale di sotto, che è molto cupo. Qui abbiamo il Tenebra Osso, ovvero il primo volume della Griscia, che magicamente si sdoppierà per farvelo vedere, perché è un sacco figo, c'è questo blu incredibile, saturo di colore, e le pagine sappiate che sono tipo cartoncino, probabilmente perché altrimenti non riuscivano a chiuderlo in copertina rigida. Poi qui abbiamo la saga che mi ha rubato l'anima per qualche anno, ovvero Wolfsong, Ravensong, Erzsong e Brodersong. Brodersong lo dovrei completamente rileggere perché l'ho letto un paio di mesi fa e non mi ricordo niente del finale. In Wolfsong c'è anche una cartolina con l'autografo di Clun che mi ha gentilmente regalato Daniela. E niente, questa saga, questo è un romance molto trash che appunto mi ha preso l'anima, e sono molto felice di aver visto l'autore crescere, perché infatti l'autore è anche di nuovo su questo scaffale con un libro ben più figo, che secondo me voi dovreste leggere, ovvero The House in the Cerulean Sea, che è uno dei migliori libri dell'anno e anche tra i migliori libri su Goodreads, come questa è diventata la realtà di quest'anno. Un libro molto dolce, molto tranquillo, assolutamente dovreste leggerlo, ma dovete anche leggerlo. Poi abbiamo Every Heart a Doorway di Seanan McGuire, che è un libro che è finito sia nella top che nella flop qualche anno fa. Ciao Gideon. Chi lo raccatta più quello? Comunque, un libro che mi ha fatto piangere tantissimo. Poi qui abbiamo
Altri due libri che dovete assolutamente leggere, ovvero Gideon, che ha appena fatto una bella caduta, poi vi chiedete, ecco, sta per cadere di nuovo, poi vi chiedete perché io non voglio i cartacei, perché tanto li ammazzo. E quindi abbiamo Harrow e Gideon, questo è uscito da poco in italiano, dovete assolutamente leggerlo perché tanto è straordinario, spettacolare. E qui abbiamo anche le edizioni per l'anniversario di Hunger Games e sono molto carine. E ora come cazzo faccio ad arrivare così tanto in basso? Siamo arrivati all'ultimo scaffale della libreria, che come potete vedere ha altre copertine rigide. Abbiamo tutta la saga di Nevernight in italiano e io non vi racconterò come ne sono entrata in possesso perché è un omaggio da parte di Oscar Wilde, ma non è un invio e diciamo che non posso più entrare nella Rizzoli del Duomo. Mettiamola così. Poi abbiamo Circe di Madeline Miller, secondo me è il libro che intanto è un book porn terribile, ma che è anche un libro un sacco figo, ma Madeline Miller è un'autrice bravissima. The Starless Sea, ovvero uno dei libri della vita di Erin Morgenstern. E poi finiamo in bellezza con due libri della Mass, tra cui A Court of Thorns and Roses, l'edizione speciale che Antonella ha avuto il coraggio di regalarmi per il mio compleanno. È tamarrissima e va bene così. E infine, questa volta il regalo di Francesca, perché figurati se io compro, spendo soldi per un libro della Mass, Crescent City, che ha un pochino, giusto un goccio di appunti, e tra l'altro è anche rotto ed è anche annotato in modo molto creativo, diciamo. È stato un video moderatamente faticoso da girare, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista emotivo. Non so se vedrà mai la luce, però questa illuminazione qui è figa, devo tenere il softbox da quella parte. Comunque, insomma, non so se questo video vedrà mai la luce, nel caso voi appunto sentiate queste parole vuol dire che mi sono decisa a pubblicarlo e avrete potuto notare il modo assolutamente caotico e disorganizzato in cui io tengo i miei libri. E niente, direi, non vi invito nemmeno a commentare, a lasciare mi piace, perché è un video che mi vergogno, che esista. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!